Ave legionari, stavolta in questo mini documentario facciamo veramente una cosa interessante. Vi riferiremo il reale, il vero discorso che Annibale e Scipione l'Africano fecero prima della battaglia di Zama, una battaglia enorme dove due menti geniali, forse le due più grandi menti del mondo antico a livello militare, si sono incontrate. Qui, grazie alla testimonianza dello storico antico Polibio, possiamo riferirvi i termini del loro discorso. Quindi andiamo subito a vedere le circostanze e a risentire le parole che Scipione Africano e Annibale si scambiarono. Il riepilogo della storia è molto noto. Conosciamo la Seconda Guerra Punica. Conosciamo Annibale che fa tutto questo viaggio attraverso le Alpi, cala in Italia, infligge ai Romani tutta una serie di devastanti sconfitte. Però viene poi fermato nel sud Italia, dove viene impantanato, no, dagli eserciti romani. Conosciamo la riscossa di Scipione l'Africano, che conquista la Spagna, levando la base dei cartaginesi nell'Europa continentale, e che poi porta la guerra direttamente in Africa contro Cartagine, obbligando Annibale a ritornare, ad andarsene dall'Italia e a ritornare per difendere la madrepatria. Questa è un'enorme storia. Probabilmente è la più potente, la più grande, la più devastante battaglia del mondo antico, ma forse di tutti i tempi, che ha influito sulla storia del mondo in maniera determinante. E verso la fine di questa guerra immensa c'è però un ultimo grande confronto. C'è un confronto militare tra Annibale, uno dei più grandi geni tattici dell'intera storia umana, e Scipione l'Africano, che in realtà è allievo di Annibale, impara da lui, perfeziona le sue tecniche, quindi vede in Annibale praticamente il suo maestro, che cerca di superare sul campo di battaglia a livello tattico. Però prima della battaglia di Zama, evidentemente c'è un incontro tra Annibale e tra Scipione, dove si confrontano questi due immensi generali prima di utilizzare le armi. E qui, per fortuna, abbiamo una testimonianza. Polibio, che è uno storico antico estremamente affidabile, Polibio nelle sue storie, in particolare Storie Romane al capitolo 15.6, ci riferisce esattamente i dettagli dell'incontro. Secondo Polibio cosa accade? Scipione si trova con il suo accampamento, sa che Annibale è a poca distanza e allora invia degli ambasciatori per chiedere ad Annibale un incontro, e questo incontro viene accettato, no, dal generale avversario. Allora Scipione e Annibale, con la loro guardia del corpo, con le rispettive guardie, si stanno avvicinando l'uno con l'altro. A un certo punto i due generali si avvicinano, a fianco a loro ci sono solamente gli interpreti per tradurre il linguaggio, cioè il latino e il cartaginese, e a un certo punto comincia un memorabile confronto. Secondo le parole di Scipione, a parlare per primo è Annibale. Cosa dice Annibale in quella situazione? Annibale dice che, se nei suoi desideri, i Romani non avrebbero mai dovuto volere alcun possesso al di fuori dell'Italia, e nemmeno i cartaginesi avrebbero dovuto conquistare dei territori fuori dalla Libia. Si trattava di due imperi nobili, destinati dalla natura a comandare. Tuttavia, le rispettive pretese sul possesso della Sicilia li avevano resi nemici, e la stessa cosa era accaduta in Spagna. E dal momento che nessuno dei due imperi aveva imparato dalle sconfitte ricevute, la situazione si era aggravata così tanto che ognuna delle due nazioni aveva messo in pericolo lo stesso suolo della sua patria. Appunto per questo motivo non restava che combattere al meglio per placare l'ira degli dèi e porre fine a tutti i sentimenti di ostilità. Annibale si dichiarò pronto a combattere, perché aveva imparato per esperienza, parole testuali, che la fortuna è la cosa più volubile del mondo, che si inclina in favore dell'uno o dell'altro al minimo pretesto, trattando gli uomini come fanciulli. A questo punto arriva un ragionamento di Annibale. Un invito a considerare bene la situazione. Secondo lui, il modo migliore per gestire un'avversità è scegliere il male minore. Quale uomo di buon senso, si chiede Annibale, sceglierebbe deliberatamente di correre il rischio di una sconfitta,
che per Scipione è proprio davanti a lui? Se ci conquisti, di nuovo parole testuali di Annibale, non aggiungerai nulla di importante alla tua gloria o a quella del tuo paese. Mentre se sarai sconfitto, sarai stato tu stesso il mezzo per cancellare tutti gli onori e le glorie che hai già conquistato. Alla fine, la proposta di Annibale, più tecnica, è la seguente. La proposta è che i Romani conservino tutti i paesi, ovvero la Sicilia, la Sardegna e la Spagna. I cartaginesi invece si impegnano a non fare mai la guerra a Roma per riconquistare questi territori. Questo è il discorso reale, testuale di Annibale. Annibale è un uomo che ha oltre 40 anni in quel momento, quindi è un generale, un grandissimo generale, un uomo maturo, che fa una serie di ragionamenti molto circostanziati, molto logici, e si comporta, parla un po', diciamo, da padre nei confronti di Scipione. Adesso però arriva la risposta di Scipione, e Polibio ci riferisce anche le parole di Scipione. Scipione dice: «Né la Sicilia né la Spagna sono state aggredite dai Romani. È noto come siano stati i cartaginesi ad attaccare, e nessuno lo sa meglio di lui, Annibale. Gli dei sanno che le cose stanno in questo modo, e lo hanno confermato concedendo ai Romani la vittoria. Le battaglie dei Romani non sono mai state un capriccio, ma solamente azioni di autodifesa». Quindi Scipione cosa dice? «Sono pronto, come qualunque altro uomo, a tener conto dell'incertezza della fortuna, facendo del suo meglio per non dimenticarsi mai della debolezza e dell'infermità umana. Ma nonostante questo, i Romani sono entrati in Libia e hanno conquistato il paese». Scipione ricorda un'altra cosa ad Annibale. «Attenzione, i tuoi connazionali sono stati tutti battuti, e quando hanno rivolto preghiere di pace, sono stati stipulati dei trattati scritti, nei quali era previsto che i cartaginesi avrebbero restituito i prigionieri senza riscatto, avrebbero consegnato tutte le navi da guerra, oltre al pagamento di 5.000 talenti alla consegna degli ostaggi». Questi erano termini che lui e i generali cartaginesi avevano reciprocamente concordato. I Romani hanno consentito a concedere questi termini e hanno ottemperato alle richieste e alle preghiere dei cartaginesi. Il Senato si era dimostrato d'accordo e anche il popolo aveva ratificato il trattato. Attenzione, perché adesso arriviamo al momento in cui Scipione dichiara che la guerra è inevitabile. Qui si vede anche il forte senso dell'onore dei Romani. Attenzione come procede. «Sebbene avessero ottenuto tutto ciò che avevano chiesto, i cartaginesi avevano annullato il patto con un atto di perfidia nei confronti dei Romani». Scipione chiede ad Annibale: «Che cosa dovrei fare? Dovrei ritirare le clausole del trattato? Dovrei io concedere questo favore ai cartaginesi, in modo tale da dare una specie di ricompensa per il loro tradimento, in modo da insegnargli a oltraggiare i benefattori? O dovrebbe concedere tutto ciò solo per avere la loro gratitudine?» Scipione ricorda ai cartaginesi che i cartaginesi avevano ottenuto tutto quello che avevano chiesto come supplici, ma non appena erano venuti a conoscenza della presenza di Annibale e credendo di avere speranza di successo, avevano subito trattato i Romani come nemici pubblici e li avevano odiati ferocemente. In queste circostanze, se alle condizioni imposte si fosse aggiunta una clausola ancora più severa, si sarebbe potuto rinviare il trattato al popolo romano. Ma se avesse dovuto ritirare qualcuna di queste condizioni, il popolo romano non l'avrebbe mai accettato. Quindi, come vedete, a livello logico, Scipione punta tutto sul fatto che i cartaginesi sono perfidi, sono cattivi, non rispettano i trattati, organizzano dei sotterfugi. Questa era la cultura che i romani avevano, l'idea che i romani avevano dei cartaginesi in questa fase storica. E si conclude con un grande atto di orgoglio da parte di Scipione. Le ultime parole di Scipione in questo discorso sono: «I cartaginesi devono sottomettersi ai romani in maniera incondizionata, oppure ci dovete conquistare sul campo». Con queste parole termina il discorso di Scipione. Evidentemente non c'è più nulla da dire. I due generali con grande rispetto si salutano e il giorno dopo sarebbe cominciata la battaglia di Zama. E per concludere, una nota importante.
Se vi è piaciuto questo discorso, se questo discorso vi ha emozionato e vi ha coinvolto, abbiamo creato una riproduzione su tela di una immagine proprio di Scipione Africano che parla con Annibale, proprio del discorso tra Scipione Africano e Annibale. C'è una meravigliosa immagine, una meravigliosa incisione artistica che rievoca questo momento intensissimo della storia, riprodotto su tela pregiata. Se siete rimasti emozionati, potete avere un ricordo a casa vostra di questo momento meraviglioso, emozionante della storia. Speriamo di avervi interessato, un caro saluto e al prossimo mini documentario.